Zagnoli, giornalista, eh? Si ricorda? Ah, Sì, è lei che mi ha... l'amico di Mauro. Ah, Ma Mauro, sì. ma guardi, Mauro, io l'ho visto. Se mi dà un attimo, faccio mentre... Ah, al Memorial Bulgarelli a Bologna, che lui era grande amico, ma raccontato... Noi ci siamo conosciuti con Mauro per caso, al bar, una notte. Lui aveva una bellissima al suo tavolo. Croata, serba, non lo so, con la quale io ho ironizzato in privato e si è risentita, e mi ha raccontato tutti i suoi intrecci sportivi, campioni, Capello, Bulgarelli, di tutto, no? Poi lui ogni anno con il fratello non manca mai a questo avvenimento. L'ho salutato, l'ho visto contratto, insomma, non è più quel Mauro che ho conosciuto io, che Ma ama... infatti mi sembra che abbia avuto dei grossi No, no, problemi di no, salute. questo lo so, ma intendo, l'umore non è più quello dei bei tempi, cioè prima... Bravissimo. Aveva una verve incredibile. Uno. Due, lui mi diceva, guarda, Era anche molto è divertente. bravo, lui mi diceva, guarda, video no, cioè col mio viso no, io quella sera l'ho ascoltato per 1 ora, 2 ore, poi ho raccontato quello che mi ha raccontato, lui l'ha notato, mi ha contattato, mi ha ringraziato. E da lì è sbocciata un'amicizia che si è, come dire, lui mi contatta, lui mi ha detto, guarda, vado a tutte le finali di Champions League anche con suo nipote Thomas, sa, quel ragazzo. Sono andato un giorno, pensi, a salutare, passavo di là, ho passato mezz'ora, 1 ora nell'ufficio del fratello, di cui mi sfugge adesso il nome, ma avevo anche il suo bigliettino e purtroppo l'ho perso. E no, Romano, ho saputo che lei non è più a ruote da No, sogno. non sono più a ruote da sogno perché hanno delle strategie che non mi vanno bene. Adesso sono a Modena ad autoluce. Mi occupo della parte storica delle macchine di Certo, una autoluce e volta che di io qui. passi di lì, Romano, Volentieri, mi lascia filmare se viene a prendere un autoluce. caffè mi fa proprio piacere. Facciamo due chiacchiere volentieri. Io vorrei raccontare la sua vita in video e pubblicarla, non che mi dica, ma come faceva Mauro, no, ma guardo una volta, no, no. Vorrei pubblicare la sua vita col video, poi dopo possiamo anche inquadrare non una macchina e non lei durante, però almeno all'inizio e alla fine il suo viso. Poi vorrei filmare Autoluce che non conosco, così come adesso fortunatamente se n'è andato uno delle tante persone con cui non ho feeling, i mediocri di solito hanno paura delle idee. Pierpaolo Zucchetti appartiene a quella abbondante fascia di Reggio che è bellissimo, è un bell'uomo, e l'estetica, le hostess, il nulla, e se uno vuole raccontare il nulla, non fare le immagini. E adesso chi è il direttore? Mi aiuti? Di Ruote da Sogno? No, qui adesso di proprietà della famiglia Perrua. No, quella di Ruote da Sogno. Ah no, beh, il direttore è Morgan, il loro idraulico fallito mi sembra 3 volte a Reggio Emilia, lo conoscono tutti, ed è lui che fa tutto, Ho capito. Un da noi. idraulico, bello, divertente. Morgan di Ci cognome, sì. Ho sono delle strategie che si fa fatica a capirle, Ma insomma. Morgan di cognome si ricorda, no? Com'è? Morgan, il cognome non lo so, Vabbè, lo conosco solo di nome. comunque è divertente che un idraulico abbia in mano una magia. Uno. Du Infatti, du due, Zucchetti mi ha impedito, anche solo, non dico di presentarmi, io non ho mai visto Leotti, non lo conosco. Avrei voluto anche sì. solo stringergli la Ma mano. non ha perso Ah, niente, bene. non ha perso. Beh, l'impatto visivo è straordinario. Poi, guardi, io sono andato là una volta, poi una volta c'era lei, forse un'altra volta, insomma. Comunque, le hostess mi conoscono dal basket, allo sport c'è qualche cialtrone che gli dice fermatevannizagnoli.it, lui filma tutto, fermatelo, fermatelo in tutti i modi e loro, ovunque siano, le bellissime vanno a riferire che c'è Vanni Zagnoli che fa i video, come se io dovessi chiedere il permesso per filmare una macchina. Di che è uno, due, il dialogo intenso, la curiosità, raccontare la vita vera, non quella finta, intrecciare le vite, cioè se uno fa l'idraulico è lì, il direttore delle ruote da sogno, anche se ha delle storie, io ho diritto a farlo vedere mentre esce,
perché è il direttore di una magia, è un personaggio pubblico, tanto più se faceva l'idraulico, è una storia bellissima e ne parlo bene, ne parlo in positivo, eccetera, eccetera. Quindi, poi vabbè, niente Romano, mi sono appuntato la sua nuova vita, gli anni sono diventati 80? Era 77. 80, ne manca uno, ma siamo 79, lì. Bene, bene. Siamo alle soglie degli 80. Lei non ha il numero del fratello di Mauro, vero? Perché lui mi ha dato il biglietto. Forse ce l'ho ancora in macchina. No, non niente. Ce l'ho. Niente, non niente. Ce l'ho. Un abbraccio. Da che parte è? Quello di Mauro, ma... No, no, quello di Mauro ce l'ho. Autoluce verso Reggio, verso Bologna, dov'è? Modena, sì, Autoluce. Sì, sì, da che parte? Un chilometro e mezzo dall'uscita dell'autostrada di Modena Nord. Ah, bene, quindi è vicino a Reggio. Vicino a Rubiera, insomma. Di fronte a Campana e a Candini, Candini Maserati. Ah, ok, così ho un punto di riferimento. Buono, quando sono in zona... A che ora chiudete, Romano, alla sera? Ma io vado a casa alle 6 perché... Gli altri? Gli altri? Poi tu qua, il titolare c'è anche fino alle 7, 7 e mezzo. Buono, buono. Buono, grazie di cuore Romano, ben sentito. Okay, buona vita, arrivederci. Enorme Romano, così, enorme.